Amici di Fano TV, bentrovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo in Ancona alla sede di Confartigianato per la conferenza stampa di presentazione di Ars Ingenium, una settimana dedicata all'artigianato e alle piccole e micro imprese che si terrà a Senigallia dal 27 settembre al 3 ottobre. Il tutto organizzato da Confartigianato Imprese Ancona a Pesaro Urbino con il patrocinio del comune di Senigallia e naturalmente della Regione Marche. Andiamo a conoscere insieme allora i protagonisti. Sarà una settimana ricca di eventi. Quali sono le tematiche da affrontare e poi come viene coinvolta la Regione Marche a riguardo? Allora, è un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente proprio per rimettere al centro in questo particolare momento, secondo noi, per il Paese, ma soprattutto per la nostra Regione, per mettere al centro proprio il tema del lavoro, il tema delle imprese che ci sono nel nostro territorio. Ci saranno degli incontri mirati con gli esponenti e gli amministratori appunto regionali, perché vogliamo proprio parlare delle necessità. È un momento positivo, questo possiamo dire, per l'economia in generale. Anche nella nostra regione abbiamo insomma il sentimento che c'è un grande movimento dal punto di vista economico, però ci sono anche delle criticità e noi vorremmo parlare proprio di questo per affrontare le necessità delle imprese, perché in un momento dove la competizione sta diventando sempre più globale e vediamo che le piccole imprese sono state molto reattive nel partire, abbiamo bisogno però di una squadra dietro, perché le difficoltà sono dietro l'angolo, e a partire da quando finirà il famoso 110%, ma comunque sappiamo già che anche tante altre attività che stanno andando molto bene hanno criticità nella fornitura, nell'approvvigionamento delle materie prime, e quindi vogliamo parlare di tutto questo per far sì che il nostro tessuto imprenditoriale possa affrontare le sfide di una competizione globale, come dicevo prima, non da solo ma con tutto il sistema che c'è attorno, a partire dalla politica e dal sistema politico nostro. Dobbiamo dire che la Regione è molto sensibile a tutte le tematiche che noi presentiamo. Con Mirko Carloni abbiamo studiato insieme la legge regionale sull'artigianato, che comunque porta già dei correttivi, ma noi vogliamo parlare insieme alla Regione anche per arrivare a una proposta di legge di modifica della legge quadro sull'artigianato, perché come dicevo prima, in questo momento dove che tutto il mondo è cambiato con una velocità estrema, le piccole imprese si sono adeguate, ma abbiamo una legge quadro sull'artigianato che è vecchia di oltre 40 anni e abbiamo veramente bisogno, insieme agli attori politici, abbiamo bisogno veramente di metterci mano, perché le esigenze delle imprese sono molto diverse da quelle che erano 40 anni fa. L'obiettivo è mantenere la comunità unita, creare un momento in cui non ci siano conflitti ma ci sia un'opportunità per ricreare quel senso di comunità essenziale oggi per il nostro Paese. Artigianato a tutto tondo con protagoniste le piccole e micro imprese. Come si presenta la situazione attuale e quali sono le priorità? Noi abbiamo a cuore un futuro del Paese più sereno e crediamo che se vogliamo dare veramente un futuro sereno a questa nazione dobbiamo investire sulle micro e piccole imprese e sull'artigianato. Quindi riteniamo opportuno in questo momento fare un focus riflettendo sull'artigianato di ieri, di oggi, ma soprattutto di quello di domani. Crediamo che il valore del lavoro sia importante oggi più che mai e quindi coinvolgeremo le istituzioni, la regione, tutti coloro che hanno a cuore questo territorio per costruire un progetto di futuro del domani. Ma bisogna che iniziamo a impostare e mettere al centro dell'agenda politica, economica del Paese il lavoro. E abbiamo visto come oggi è difficile trovare giovani o persone che vengono a lavorare, c'è un tema occupazionale serio. E il tema anche del reddito di cittadinanza, l'obiettivo che si era prefissato non è stato raggiunto. Oggi dobbiamo iniziare a investire su politiche attive del lavoro, un lavoro di cittadinanza, investire nel cercare di portare le persone a lavorare, mettendo al centro il tema del lavoro, anche sul tema delle pensioni. Noi rappresentiamo 14.000 pensionati, anche sulle pensioni minime dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo lavorare sul senso di comunità, riportando al centro dell'agenda politica del nostro Paese i valori sani, cercando di aiutare le persone a lavorare, a inserirsi nel mondo del lavoro, perché poi ricordiamoci che le micro e piccole imprese sono quelle che rimangono sul territorio e investono il territorio, e se noi vogliamo il futuro del territorio dobbiamo investire sulle micro e piccole imprese. Per i giovani serve più un lavoro di cittadinanza, creare delle politiche affinché i giovani siano incentivati a lavorare
Il reddito di cittadinanza poteva servire in un momento emergenziale, ma non può diventare una misura strutturale. Dobbiamo investire su politiche invece che aiutino i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di ritrovarci e di cominciare a riflettere per trovare quei modelli imitazionali di cui parlava il professor Gregori. E non lo può trovare la politica da solo, deve essere contestualizzata, deve essere fatta con chi conosce davvero sul campo che cosa significa l'evoluzione dell'artigianato. Io concordo con Marco Pierpaoli, non finirò mai di ringraziarlo perché è una fonte continua di stimoli per me e di riflessioni sul fatto che oggi vanno messe in campo politiche attive ed è esattamente quello di cui abbiamo bisogno, di cui noi vorremmo occuparci insieme a voi. Abbiamo approvato all'unanimità, dando una prova di maturità istituzionale, una legge quadro sull'artigianato che dopo tanti anni mette in mano a quello che è la definizione di artigianato oggi nel 2021. Come ha detto prima il Presidente Sabatini, la manodopera è evoluta, tutto il mondo artigianale si è evoluto e questo fatto incide in una nuova concezione del lavoro, in una nuova dimensione dell'impresa e noi dobbiamo riscoprirla in chiave moderna senza rimanere ancorati all'idea che avevamo del passato, senza nessuna nostalgia, guardiamo avanti perché se non riusciamo velocemente a contestualizzare, a guardare al futuro, come si diceva prima, è fatica pensare che ci possa essere un futuro, perché lo vedo anche dai discorsi che sento qua a Roma in Commissione Attività Produttive, ormai tutto va verso una massa critica significativa che possa essere ben definibile, misurabile e sostenibile finanziariamente anche con contribuzione pubblica e quindi l'aspetto dimensionale sta prendendo il sopravvento sull'aspetto qualitativo e questo è un rischio molto grave perché sarebbe esattamente il contrario di quello che è il nostro interesse come regione. Noi abbiamo un tessuto che è fatto di microimprese, ce lo diciamo tutte le volte, ma questa microimpresa deve tornare ad essere al centro delle politiche attive, perché se dottor Pierpaoli, le politiche attive che il governo metterà in campo favoriscono solo i grandi gruppi che possono essere facilmente finanziabili perché hanno una review più facile o perché entrano in una traiettoria più europeista e noi rischiamo di essere quella microimpresa che dà quasi fastidio perché polverizza il dato economico. Ecco, noi non polverizziamo il dato economico, noi dobbiamo essere la qualità del dato economico ed è quella qualità che ha reso grande l'impresa italiana, perché tutto è passato per l'artigianato. Quindi dobbiamo leggere il contesto, come ha detto bene Gregori, e soprattutto tracciare il futuro. Io sono sempre più convinto, soprattutto dopo l'incontro di Milano di domenica e anche dopo l'incontro di questa mattina che ho avuto anche informalmente qua al Ministero, che noi dobbiamo essere bravi nel disegnare un nuovo modello economico aggregato che possa essere finanziabile in modo significativo e importante con il recovery e diventare un modello di riferimento. Ars Ingenium, vogliamo allora spiegare in concreto questo concetto? Io partirei dal titolo di questa settimana dedicata all'artigianato. Artigianato e micro piccole imprese? Punto interrogativo. Perché? Perché questa equazione non è detto che sia corretta e non è detto che va impostata in questo modo. Il concetto di dimensione è molto evoluto nel momento in cui entrano in gioco elementi immateriali e quindi il numero addetti probabilmente non è un parametro sufficiente a ragionare sul concetto di artigianato. E vi faccio degli esempi. Se pensiamo al digitale, se pensiamo all'innovazione tecnologica, se pensiamo alla sostenibilità, un po' teorico come approccio, ma nessuno poi spiega come si fa. Allora il contributo che possiamo dare è far capire che un approccio operativo a questi temi è possibile. Come? Nel momento in cui realizzi delle piattaforme tecnologiche e fai vedere con degli esempi, non raccontando, quello che si può realizzare, hai, secondo me, innescato il processo di cambiamento. Nella sostenibilità, se un artigiano che realizza determinate produzioni non si pone il problema di quali materie prime utilizzare per essere sostenibili, quali packaging utilizzare per essere sostenibili, ma di nuovo anche questo non lo devi solo raccontare, ma lo devi far vedere.
Ecco il concetto di ecosistema. L'ecosistema nasce in campo ecologico, nella disciplina ecologica, quello naturale, ma poi c'è un ecosistema invece che viene realizzato dall'uomo nel favorire un equilibrio, e l'equilibrio è quello che dobbiamo cercare, ma meno teoricamente, molto più operativamente, e per fare questo, credetemi, i fatti, gli esempi, la visione diventano determinanti. In questi giorni uno dei focus sono proprio i giovani. Che cosa possiamo dire dell'imprenditoria giovanile e della fuoriuscita del capitale umano? È un tema importante perché le start-up giocano un ruolo rilevante. Qui va detto che c'è un ruolo che le università non hanno ancora giocato appieno e molti altri ambiti non hanno giocato appieno. Quindi la capacità di trasferire idee e di valorizzare queste idee per far nascere nuove imprese. La difficoltà risiede, a mio avviso, in tanti aspetti. Non è solo un problema di finanza, perché se uno oggi buone idee, un progetto, le risorse finanziarie si trovano. Ci sono tanti soggetti pronti a finanziare. Uno dei temi principali è quello delle competenze a tutto tondo, cioè fare impresa significa avere competenze anche giuridiche, amministrative, contabili, gestionali e non di marketing, perché un brevetto, se poi uno ce l'ha, ma deve verificare che possibilità ha dal punto di vista del mercato. E chiudo su questo, incominciando a fare un ragionamento un po' differente rispetto a quello che viene normalmente realizzato, che è quello di interventi mirati e segmentati a seconda del livello di startup. Cioè, se ho un'idea imprenditoriale ho bisogno di un certo tipo di interventi, se ho un brevetto di altro tipo di interventi, se nasce una startup di un altro tipo ancora di interventi, se ho creato l'impresa ho bisogno di qualcuno che assista l'impresa, perché poi il dato più preoccupante è che molte di queste imprese nascono ma muoiono anche rapidamente. Il tema della fuoriuscita di capitale umano è un tema che va affrontato, a mio avviso, nella giusta direzione. Le faccio un esempio con un nostro progetto che si chiama Campus World, che io seguo dal 2005, con grande soddisfazione. Ma parlate con i nostri laureati, vedrete con grandissima soddisfazione. Al di là dell'ultimo anno, ovviamente, per questioni legate alla pandemia, noi consentiamo a 200 nostri laureati di fare un'esperienza all'estero da 3 a 6 mesi. Le cito i dati. Di questi, il 30% rimane all'estero a lavorare. Il 70% rientra. Un 50% nelle Marche. L'internazionalizzazione si realizza sempre meno in termini di esportazione di prodotti e di materie prime e di merci, sempre più si realizza grazie all'esperienza e alla relazione. Allora qual è il vero punto? Non è quello di dire devi rimanere qui perché alzo delle barriere e ti blocco. Il vero punto è crea una circolarità, ma ti creo anche, e questo è il lavoro da fare, le condizioni per tornare. E quindi è lì che dobbiamo agire, non pensare che in maniera di blocco frontiere non faccio uscire nessuno. Giornalista, speaker radiofonico e anche autore del libro. Di che cosa parla, a chi si ispira e chi sono i protagonisti? Nell'ambito della settimana che è stata decisa da Confartigianato a Senigallia, che si chiama Ars Ingenium, presenteremo il libro che ha dato proprio spunto a questa settimana, perché è lo stesso titolo. Ars Ingenium significa arte e ingegno, e ha un'assonanza anche nei confronti della parola artigianato, perché nell'artigianato c'è l'arte e c'è l'ingegno. Questo è un po' il senso di questa iniziativa, che sulla scia della Via Maestra, che è un progetto che Confartigianato gestisce da anni e che vuole mettere insieme in maniera capillare quelle che sono le realtà dell'artigianato artistico, che sono eccellenze straordinarie, vuole mandare un messaggio forte, che è quello che la qualità e la bellezza ci salveranno. Questi artigiani artisti c'erano quando c'era lo Stato Pontificio, fanno praticamente le stesse cose da quando c'era il re, e lo continueranno a fare in barba anche al Covid. I numeri lo confermano, e l'arte dei marchigiani artisti, degli artigiani che tutti i giorni creano il bello nelle Marche, che potrà traghettare questo paese, questa regione verso il futuro. Il libro racconta un pochettino questo. Io mi auguro che appunto questi saranno giorni finalmente produttivi per voi, per gli imprenditori, ma anche per noi in città. Ecco perché è importante che Senigallia ci fosse e fosse insieme in questa operazione.